Con un sorriso entriamo nelle vostre case per annunciarvi che stasera inizia il ciclo di trasmissioni È Napoli che canta. Questo grazie alla brillante idea del nostro editore, il signor Angelo Ucciero, e al direttore artistico Salvatore Architravo, ai quali va il mio ringraziamento per avermi così scelto a condurre questa trasmissione. Grazie tante. Allora, è un programma che verte come sempre sulla bella canzone, la vera canzone napoletana, e ogni settimana noi tratteremo un autore importante, quegli autori che dall'Ottocento ad oggi, cioè 800 in poi, hanno portato così alla ribalta canzoni di una certa importanza che mai dobbiamo dimenticare. Quindi grazie ad Angelo Ciro, grazie ai signori tecnici della regia, luci, audio, i fonici, comunque tutti quanti quelli che si stanno adoperando affinché questa trasmissione possa ottenere un successo. Avremo 11 interpreti della canzone napoletana, attenzione, non cantanti, interpreti, perché tra cantare e interpretare c'è una bella grande differenza. E la bella differenza è anche quella che ci sarà la musica che sarà prodotta dal maestro Nunzio Ricci. Parleremo del grande Ammario. Io tra una canzone e l'altra cercherò di rendervi edotti un po' della storia di questo grande personaggio napoletano. È lo pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, come molti sapranno. Nacque a Napoli il 5 maggio del 1884. Nacque in un popolare quartiere di Napoli che tutti conosceranno, in Vico Tutti i Santi, sarebbe poi una traversa del borgo Sant'Antonio Abate. La fantasia e la bravura di Ammario non aveva limiti. Nel 1912 lui scrisse una canzone in cui narrava che l'esistenza di una fontanina che, situata tra le foglie, diventava complice di persone che andavano a bere in quel posto. Complice che spesso quelli che ci andavano a bere spesso si innamoravano. Questo per annunciarvi che c'è una bella canzone che si intitola Fontana all'ombra, scritta nel 1912, e la canta la signora Teresa Rocco. Sta fontanella cammina tanto tempo l'acqua chiara, ha fatto chiù e non sai con la comare. Piccerinella, venetta nonna beverecce steve, no figlio lì all'ombra cavadeva. E all'ombra tutte e due, a cominciare a se parlare con fuia, voglio nel loro se parlare con tu. Fronte all'era mente facevano giù. Poi giovanette, pure una volta che stivarsi sete, e che cercai e vi fresca e quiete. E te l'ho detto, e sembra con piacente
cantata pries, roppa tante e tanta navana ran, quanta da matrimonia se farran. Mo fanno stesse, quasi tutte figliole stupaese, e a spruce da caso va su cortese. Di Ea Mario fu annoverato tra i più grandi della canzone dell'epoca, come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ernesto Murolo, i famosi autori di quell'epoca, diceva che ebbero così il successo agli inizi della prima metà del Novecento. Vorrei raccontarvi una cosa, che il papà di Ea Mario faceva il barbiere, un modestissimo barbiere, e abitavano in un basso, come ho detto in precedenza. Ma dietro questo basso c'era un retrobottega dove vivevano Ea Mario con il fratello Ciccillo, poi c'erano le sorelle Agata e Anna, e tutto in pochissimi metri quadrati. E pensate che in un'altra stanzetta attigua abitavano tre zie ed uno zio. Quindi pensate un po', in un basso napoletano, questo basso caratteristico che oggi tutti amano anche andare a visitare, vivevano ben 10 persone. Oggi la cosa è cambiata, grandi appartamenti, tutti i servizi. Comunque queste sono delle curiosità su Ea Mario che sto a raccontarvi. Passiamo immediatamente alla prossima canzone. Una canzone che parla di un mese bellissimo che tutti attendiamo ogni anno perché precede l'estate, dove si va in vacanza e ci si diverte. Quindi si parla del mese di maggio, un mese in piena primavera, dicevo, quello che con l'aria tiepida e profumata fa venire voglia di cantare. Il mese in cui nascono tanti amori, il ritorno di quegli amori apparentemente svaniti. La canzone che ascolteremo si intitola Maggio sì tu, anno 1913, canta la signora Giovanna Desio. Sospirar, mi sei già rotto in un fiore, sei tutto quanto torna pure amore a te.
chiamata, l'ha già aspettata. E ma che voglio bene, mi sento in te bene, ti guardando a gioventù, ma già sei tu. Sapete che quando si è bambini, i ragazzi cercano sempre di curiosare nel lavoro che svolgono i genitori. Bene, in questo caso il papà di Amario faceva il barbiere, come vi ho detto prima. E un giorno capitò che un cliente, ed era un prestigiatore col mandolino, si andò a fare, a servire, barba, capelli, shampoo, insomma, quelle che se lo potevano permettere, si facevano tutte queste cose allora. E questo ragazzo, che aveva 10 anni, si metteva a curiosare, avrebbe guardato come faceva la barba a gente, gli piaceva vedere. Quando il cliente andò via, lui si accorse che aveva dimenticato il mandolino su una sedia, non disse niente. Il cliente disse, ma il signore ha dimenticato il mandolino, così per scherzare, si mise un po' ad accordare, a strimpellare questo mandolino. Gli piacque da morire, tanto che decise di iscriversi ad un corso per posta, quindi per tramite la casa editrice Sanzogno di Milano all'epoca. Lui si faceva arrivare degli opuscoli ogni settimana e cominciò a studiare musica. E da qui nacque questo artista, questo musicista autodidatta. Il corso si intitolava La musica senza maestro, quindi proprio come in questo caso. La raccolta di questi opuscoli è conservato a casa di Amario dalla figlia Bruna, o meglio, era conservato perché la figlia Bruna ormai non c'è più. Quindi nacque questo musicista, però la sua aspirazione era quella di diventare capitano di marina. Voleva fare il capitano di lungo corso. Il suo aiuto si sparava poco. Sì, da grande voglio fare il capitano, però i miei soldi non ce n'erano, non potevano pagare le tasse. E comunque lui continuò a studiare. Adesso, per quanto riguarda la prossima canzone, quelli che avranno qualche anno in più, come nel mio caso, e si ricorderanno anche i nostri genitori, i nonni, e si usava fare le feste di matrimonio in casa. Andavano in chiesa, ma non più al ristorante a fare tutte queste feste. Allora non c'era la possibilità. Quindi il complessino a casa, chitarra, mandolina, batteria, insomma, si divertivano a festeggiare i matrimoni. Cosa successe? Che un innamorato pazzo della sua ragazza rompe il fidanzamento e lui naturalmente si rassegnò. Ma non si rassegnò alla cosa quando venne a sapere che questa fidanzata si era risposata con un altro e addirittura con il suo più grande amico. Non poté accettare questa cosa. Quindi che fa? Va a casa della sposa, si finge un invitato e, signori miei, succede quello che succede. Tutto questo è contenuto in un testo di una canzone che è stata scritta nel 1918 da Amario e si intitola O Festina. La canterà l'artista Maurizio. Amici, lasciatemi solo. Buonasera. Amici, ma scusate se vi lascio, voi che sta festina e chi capisce, torta non mi batta, ma compatisce, sposa che mi ha voluto bene a me. La stemma è smalrica, sta femmina bugiarda e dispettosa, ma c'è spartito sonno. Chi sta amico mo, è chi la casa sposa. Parola roce, frenesia, sospiro, e la catena vasa non gassare. Chi sta l'amore che non cadrava, chi sta l'amore che non dorme. Oh, saccia sta bestina, e non la morte mega sto bondone, faccia figure non mi fa tappina. E invece so che cambria che passione. Non so che guappa, ecco che vuol dire. No, no, non mi voglio rama, serve ancora. E stai sposata? A quando? A noi? Marindoletta, non so che guardare.
o sposa, non m'importa, ma soglia come fosse non mi date. È stata accesa, ai, prima innamorata. Grazie Maurizio, gran bella canzone questa. Ritorniamo ad Mario. Ricordate che all'epoca non era come oggi, che uno per avere un posto di lavoro, visto che c'è tanta disoccupazione, si fanno domande, contraddomande, raccomandazioni, eccetera. Allora era facile. Il posto di lavoro si trovava a Iosa, quindi bastava fare una domandina e si veniva assunti con molta facilità. E Mario aveva 16 anni, fece una semplice domandina alle poste, alle regge poste si chiamavano allora, e fu assunto. Lo adibirono allo sportello raccomandate e vaglia, alla posta centrale, non quella di adesso, perché le poste avevano sede in un palazzo chiamato Palazzo Gravina, sempre nella zona di Monte Oliveto. Questo ragazzo, chiamiamolo ragazzo perché a 16 anni si è ancora ragazzi, stava dietro allo sportello, c'era una fila di persone che doveva servirsi dei vaglia, delle raccomandate, e arrivò un signore che, mentre lui scriveva la ricevuta, lesse il nome e cognome di un autore e compositore, ed era Armando Segre, all'epoca un grandissimo autore. Lui riconobbe questo nome e così, in modo disinvolto, guardai e dice: «Professore, le musiche vostre sono belle, mi parolo su Papuccella». Il maestro Segre si offese al momento, non reagì perché ci stava la fila dietro, era cattiva educazione, però lo attese. Quando finì la fila, lo chiamò, dice: «Giovanotto, ma tu che rit?» Un collega che stava in altro sportello dice: «Te, professore, chi sto a io non ne capisce». Quindi asserì quanto disse a Mario, e a Mario gli si avvicinò e dice: «Ma me, ma che volete a me? A me non mi piace le canzoni vostre». E lui gli lanciò una sfida, dice: «Allora fai una cosa, tu mi scrivi una poesia e io te la musica, vediamo che cosa succede». E questo avvenne, signori miei, e a Mario scrisse questa poesia che la intitolò «Cara mamma», che le ritornò e diceva: «Cara mamma, mandami 1.000 lire, mandami 10 lire, una cosa dell'epoca». E quindi questa canzone fu la prima canzone che scrisse a Mario. Dopodiché ci sta la storia che c'era, diciamolo pure, c'era la fame a Napoli in quel periodo, e molte persone, ahimè, erano costrette ad emigrare per gli Stati Uniti, e quindi andavano nel porto dove ci stavano quei famosi bastimenti di 44.000, 45.000 tonnellate di stazza. Io da ragazzino pure io ricordo che c'erano la Michelangelo, il Conte Grande, il Conte Biancamano, e poi ho avuto il piacere di accompagnare qualche parente che all'epoca emigrò. E questi familiari che commossi accompagnavano le persone alla nave, e c'era sempre l'uso, come facevano con i treni, con i fazzoletti, salutavano, fazzoletto bianco, perché man mano che il piroscafo, che il bastimento si allontanava, si piangeva, ci si commuoveva. E partivano attraverso gli altoparlanti della nave le note musicali della canzone «Santa Lucia lontana». Parte il bastimento per Santa Lucia lontana, sapete? Cioè, parte il bastimento per terra assai lontana. Quindi questo è il testo, le prime parole del testo della canzone «Santa Lucia lontana» dell'anno 1919, la canta lui, Franco Cipriani. Partano i bastimenti terra assai lontana, cantano a bordo, son napoletana, cantano per tramente, o golfo già scompare, a luna mezzo mare, dopo che Napoli la fabbre. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia se giro mondo sana, se va a cercare fortuna, ma quando sponta luna lontana Napoli
non so come sta. Sono una mamma, tremano coppie corde, quanta ricorda in me, quanta ricorda. Ma ora non lo sana, nemmeno quel canzone, sentenne voce suona, smetta chiagna, capo torna. Santa Lucia lunta, quanta malinconia, giro un sano, se va circa fortuna, ma quando sponta luna, lontana Napoli, non si può stare. Santa Lucia tu tieni sulla la poche mare, ma più lontana stai più bella pare. E io canterò sirena che adesso ancora è rezza, ma o coro non fa ricchezza, si è nata a Napoli ci può morire. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia, se giro mondo sana, se va a cerca fortuna, ma quando sponta luna, lontana Napoli non si può stare. Come vi avevo detto prima, queste sono interpretazioni, non sono così canzoni cantate facilmente. È bello cantare facilmente, però interpretare è tutto un altro fatto. Allora, stavamo parlando di questo giovane Amario che era impiegato alle poste e vi ho anche precedentemente detto che era un tipo così un poco superficiale. Pensate che lui molte volte un dirigente affaticava e non ci andava. Poi dopo 2 o 3 giorni ritornava in servizio, passava la settimana e non ci andava. Comunque finché la direzione delle poste decise di licenziarlo per scarso rendimento. Pensate un po', lui non se ne importò proprio, certi anni tenga la musica e scrive il canzone. Poi la stessa amministrazione successivamente, visto il successo che stava ottenendo, e a Mario, certi, mo ce lo prendiamo un'altra volta, perché un personaggio di grande importanza a livello mondiale, che diventò famoso a livello mondiale, e invece che ce lo teniamo, lo ripresero in servizio e pensate che lo adibirono ad uno sportello dove prima c'era come direttrice la famosissima scrittrice Matilde Serao. Pensate un po' che posto importante aveva occupato. Cominciò poi a frequentare il famoso commediografo Edoardo Scarpetta, che come sappiamo il grande Scarpetta che è stato genitore, tra l'altro, il genitore di Peppino De Filippo, di Titina, di Edoardo, comunque questo grande personaggio. E poi in seguito Amario diventò uno dei più grandi, i più grandi collaboratori della casa editrice Bideri. Nello stesso anno che Amario scrisse e musicò Santa Lucia Lontana, ne partorì un'altra subito dopo, nello stesso anno, 1919, scrisse una canzone la cui poesia inizia così. N'albero piccerilla già piantata, crescendo le cuppene e cussudure. La mantecata poi me la spezzata. Per gli amici delle altre città che ci stanno seguendo in tutta Italia, vorrei specificare che una vantecata è un colpo di vento forte, così forte che spezzò
questo alberello che aveva piantato l'autore di questa canzone nel testo. Canzone che si intitola Canzone appassionata, ripeto, anno 1919, ci sarà interpretata da una divina artista, la signora Rita Siani. Crescendo le coppene con sudore, davanti cada già me la spazzata e tutte fronne cagnano colore, carute so già frutta e tutte quante erano già se so fatta amare, ma cuore dice oggi Vedete le frasi carnali che lui usava in queste canzoni? Ti voglio bene e tu mi fai morire. Quando un amore è tra due persone è intrinseco, è importante, un amore che non può avere mai fine. Sì, quindi questi grandi autori noi dobbiamo, non è che li rimpiangiamo, diciamo grazie che sono esistiti, che ci hanno lasciato questo grande patrimonio della canzone napoletana. Ritorniamo normalmente a Mario. Voi sapete che ogni artista generalmente si assume un nome d'arte. Lui aveva il suo nome e cognome originale, Giovanni Ermete Gaeta. Però un giorno, diventando famoso, disse: voglio mettere un nome d'arte. E decise di chiamarsi E. A. Mario. Molti non sapranno queste lettere che cosa vogliono dire. Allora lui la lettera E la mise per Ermete, che era il suo nome, così, il suo nome di battesimo, Ermete Giovanni.
Poi la lettera A, la seconda lettera di questo nome d'arte, fu scelta in onore di Alessandro Sacheri. A lui gli era molto riconoscente per avergli pubblicato i primi lavori di scrittura. E poi Mario, l'ultimo nome che si mise, Mario fu messo in onore di un mazziniano che era un suo idolo, il patriota Alberto Mario. Ecco come nacque questo pseudonimo di Giovanni Ermeto Metegaeta, è a Mario. Ritorniamo alle canzoni. Questa è una canzone molto drammatica, vi avviso a priori, però anche quelle drammatiche belle ascoltarle, perché sappiamo che ci sono quelle storie drammatiche di una mamma, specialmente una mamma che per un figlio commetterebbe anche qualunque cosa, qualunque pazzia, pur di difendere il figlio. Perché il figlio per la mamma è sempre innocente, anche se colpevole di qualche reato. Già da piccolo, quando fanno qualche marachella e se vengono scuppellone rubato, lascialo stare, quello mio figlio non ha fatto niente. Perché sappiamo che la mamma protegge sempre il bambino, ma in questo caso la mamma, visto che il figlio venne arrestato, pur di proteggerlo, di dimostrare la sua innocenza, che poi non era innocente, si convinse a vendere tutto ciò che possedeva, addirittura il letto, vendette tutti gli oggetti di valore che aveva, tutto proprio, per difendere il figlio, per pagare l'avvocato. Naturalmente sapeva che la condanna era quella maggiore all'epoca, la sedia elettrica. Pensate che cosa brutta la sedia elettrica, già la parola ci fa mettere paura. E allora lei, essendo molto malata, spera sempre che il figlio ritorni, che gli venga riconosciuta l'innocenza. E quindi nel letto morente dice sempre, oh figlio mio torna, mio figlio è innocente, torna, torna. Ma ahimè, il figlio non tornò più. Il reato che aveva commesso era troppo grave. E allora fu scritta questa canzone, questa volta, da due autori, da Ea Mario e Gaetano Esposito, e fu scritta nel 1924. Il titolo è proprio A Segge Elettriche, che sarebbe poi il sottotitolo di Mamma Sfortunata. La canta la signora Raffaella De Simone. Che stava nuda e che la sambignava, sperando che parole l'avvocato facesse che suo figlio ritornare. Io sulla chilla tengo, diceva tutta gente, voglio che papà sento, ma voglio che da sci. Io ca sua mamma forse di che figlia ma manco ma senza elettrica non andai a morire. Sta un figlio coppo banca
e l'imputato. A uno tornano e giurate, omicidio in primo grado, a da morire. Non so dici da mamma, da casa mia non torna, dici da o da liurna, o vodarrai a venire. Proprio di brividi ascoltare queste canzoni, viene la pelle d'oca, però ahimè dobbiamo onorare queste canzoni, farle ascoltare, perché molti addirittura non conoscevano questa canzone, questo dramma che succede in questa famiglia. Quindi poverino, la mamma muore con la speranza del ritorno della figlia, ma ahimè non ci fu niente da fare. Torniamo a Mario, simpatico personaggio, perché oltretutto lui era molto simpatico. Vi ho raccontato l'aneddoto delle poste, quindi se ne fregava proprio il lavoro, mo ce vago, non ce vago, quindi successe questo. E a Mario, pensate che fu chiamato da re Vittorio Emanuele III e fu nominato commendatore. Non è una cosa facile, perché per i suoi meriti artistici Vittorio Emanuele III lo volle così promuovere con questo grande titolo. Nel 1919, anno in cui scrisse la canzone Santa Lucia Lontana, a lui venne voglia, come tanti altri oggi, papà, io mi voglio sposare. Si fidanza con una bella ragazza chiamata dunque Adelina, la moglie era. Quindi si sposò questa ragazza dopo appena 3 mesi di fidanzamento. Quindi questa Angelina, che poi tra l'altro era la figlia di una famosissima attrice dell'epoca, che si chiamava Leonilde Guglianone, da questo matrimonio nacquero 3 belle figlie, purtroppo scomparse, che erano Bruna, Italia e Delia. Italia purtroppo qualche mese fa ha lasciato questa divina terra e ci ha lasciato anch'essa questo bel ricordo. Ora passiamo ad un'altra canzone. Questa è una canzone abbastanza allegra, però anch'essa ha un grande significato. Pensate che la canzone napoletana venne portata in paradiso. Quindi già siete arrivati all'idea di quale potrebbe essere, perché 2 posteggiatori napoletani ebbero questa grande idea di andare in paradiso per far ascoltare le loro canzoni. Quindi presero gli strumenti a plettro, chitarra e mandolini, che sono i classici strumenti della canzone napoletana, e le fecero ascoltare ai santi che stavano in paradiso. San Pietro si innamorò di queste canzoni, di questi strumenti, di questi artisti, e disse: oh, io ho gradito molto queste canzoni, fate una cosa, non tornate più sulla terra, restate in paradiso, noi abbiamo bisogno di queste canzoni, come ne abbiamo bisogno noi naturalmente di ascoltarle ogni tanto e ricordare questi grandi capolavori della canzone napoletana. Naturalmente i 2 posteggiatori stampi: ma abbiate pazienza, ma noi perché ce ne ammavano in coppa qua? Ci stiamo così bella coppa la terra. E quindi nacque così la canzone, perché poi sul finale i 2 artisti rifiutano di restare in paradiso, e dicono: no, noi ce ne amma tornare a Napoli. O paradiso nostro è Napoli, infatti Napoli è il nostro paradiso, il paradiso da cui trasmettiamo le nostre canzoni in tutta Italia, le belle canzoni napoletane. Questa è scritta anche da Amario nel 1928. Ce la farà ascoltare un simpaticissimo personaggio che risponde al nome di Alberto Selli, 2 paravise. Di vecchia professore e concertina, lui vorne non aveva ne che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e in paradiso etna suonare. Tu per tu sambia rapita, volemmo divertir, si di Napoli trasita, e facetci sentire, l'avemmo fa sentire due o 3 canzoni, da tutto paradiso da cantare. Sospira, base, musica, passione, roba che sulla Napoli si fa, senza offesa, sami. E a
si rambara vise, si cantaia, e tutti i santi mi è trasdì. Un repertorio non fermevo mai, Carmelo, solo mia, Maria Maria. Quei sambi, si permettete, sulla nave ne può fare, a rapito sul balcone, e faceteci cantare. E sotto sole a luna, voi sentite, si voce caso voce gioventù, si voce di là, non ci credete. Sami, qui in paradiso non tornate più. Ma roba poca rama l'ingonia, e vieci si sentette ne pigna. Soffrevano un po' e non sacci, e a Napoli volete ne tornare. Mozambi, se permettete, noi vavimmo a salutare. Si da pazzi, che dici? Non volete staccare. Noi assieme pusilla da sull'etta malignare, o paravisa nostra che si va, pusilla da sull'etta malignare, o paravisa nostra che si tocca. Permettete, Sammy. Noi sappiamo che molti artisti, avendo il grande successo crescente di giorno in giorno, gli artisti si arricchiscono, diciamolo pure, ma non fu il caso di Ammario. Lui non si è mai arricchito. E pensate che lui dovette vendere proprio per bisogno tutte le sue canzoni, tutti i suoi diritti di autori, li dovette vendere a una società milanese perché gli servivano i soldi per curare la moglie. Per cui il nostro grande e Ammario non si è mai arricchito con le canzoni. Detto questo, noi dobbiamo ricordarlo con affetto, dire sempre grazie alla canzone napoletana, agli autori, ai musicisti di queste canzoni, ed ora ne ascolteremo una meravigliosa. Non faccio un cappelletto lungo perché so che le chiacchiere possono essere inutili, è più bello ascoltare la canzone. L'ascolteremo da un artista che, oltre alla collaborazione del maestro Ricci, si accompagnerà con la sua chitarra. Sentite la canzone Miero l'affortunato, che fu scritta insieme da Ammario e Salvatore Di Giacomo, quindi Miero l'affortunato da Antonio Siano. Via pure con grande affortunato tutta santa giornata.
sia quando so belle queste tre seconde. Ma ricetto onesta faccia che ride e sa nascondo. Allora, dopo il termine del solstizio all'epoca, che in seguito alla vittoria dell'Italia, a Mario scrisse la canzone del Piave, una canzone famosissima che addirittura i ragazzi a scuola la studiano col famoso il pifferino, loro lo chiamano. E quindi questa canzone fece in modo di aumentare la notorietà, la fama di a Mario. A detta del generale comandante Armando Diaz, che abbiamo studiato tutta a scuola addirittura, sia alle elementari che alle medie, questo generale con quella canzone chiamò a Mario per complimentarsi, dicendogli che con questa canzone tu dici: maestro, lei ha alleviato le pene dei nostri soldati che avevano partecipato all'evento. Quindi questo evento bellico, che fu un po' lunghetto, ma fu, diciamo, con un buon esito, con una vittoria. E lo ringraziò telegraficamente anche. Dopo averlo ringraziato, gli fece anche un telegramma in modo che potesse avere qualche cosa di scritto. Passiamo ad un'altra canzone. Come vedete, i nostri interpreti, oltre a cantare, la sentono, proprio si esprimono. Se guardate il loro volto, vedete proprio, vi fanno vedere la storia di questa canzone che stanno così rappresentando. Un amore finito. Un amore finito, ma lui, come al solito, chissà perché, si dice che la donna è il sesso debole, ma qua è l'uomo sempre a soffrire quando finisce un amore. Quindi prende una brutta strada, prende la via dell'alcol, quindi passa le serate nei negozi, nelle vinerie, a bere, per ubriacarsi, per dimenticare questo amore. E naturalmente la sera, come fa ogni innamorato, cerca di rivedere questa ragazza che l'aveva lasciato. Quindi che fa la sera? Prima di tornare a casa sua, si fa due passetti e passa sotto il balcone dell'ex fidanzata. Che succede una sera? Pur stando in condizioni, diciamo, che era brillo, vide una finestra illuminata. Ed era proprio la finestra di questa ragazza. Quindi lui, non sapendo cosa fosse successo, pensò, dice: ma questa ragazza, che si chiamava Angelica, forse si sarà sposata a mio dispetto e io ne soffrirò moltissimo. Quindi si rivolge al portiere di questa abitazione chiedendo se la sua amata si fosse sposata, ma ebbe una risposta poco piacevole. Tutta questa bella storia in modo canoro ce la farà ascoltare in una canzone scritta nel 1932 il nostro Salvatore Meola, ed è Canzone embriaca. Prego, Salvatore Meola.
E la notte di Pasqua all'11. Una volta fatta fine, poi vico buon cammino e maratina. Una volta fatta fine, non basta mancano, ma io vico cuba cuba, para da bocche luba, alo e che da fa una femmina non mi pareva vero bastiva così all'era a notte io l'allarà non mi pareva vero e beh, e mo perché all'ultimo piano di sto palazziello l'ultimo balconcello è rosso e luce l'ultimo balconcello sarà sposata Angelica e attarà luce e vino farà nanna sto festina a faccia mia farà nanna sta e che da fa una femmina non mi pareva vero bastiva così all'era e a notte io l'allarà non mi pareva vero quella lara 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 tecca d'Angelica che mi fa questo sfreccio e quello che è più peggio la tengo in faccia che mi fa questo sfreccio e guarda po' scusatemi Angelica è sposata per lei è senza rata non vira la porta. Già, mezza serrata. Scusate, ma e che varicere? Mezza serrata a porta. Varicere che è morta. E buonanotte. Quell'allarà varicere che è morta quell'allarà quell'allarà l'allarà
Leggo negli occhi anche del nostro maestro Nunzio Ricci un certo stato di commozione, perché quando si suonano queste canzoni si suonano con amore, con maestria, e a lui non manca tutto questo. Grazie, grazie maestro Nunzio Ricci. Ritorniamo a Mario. Successivamente, dopo che vi ho parlato di generale Diaz e di Vittorio Emanuele III, pensate che E a Mario fu convocato da Alcide De Gasperi, pensate. Lo chiamò a Roma e gli chiese di scrivere un inno per la Democrazia Cristiana. Sapete quale fu la risposta di A Mario? Perché De Gasperi dice, tu scrivi questa canzone, questo inno per la democrazia, io ti appoggerò, ti favorirò per farla diventare un inno nazionale. E A Mario, con la sua simpatia, dice, no, mio caro onorevole, io le canzoni non le scrivo su commissione. Io le scrivo con il cuore, con la spontaneità, senza commissione. Intanto poi che successe? Che Alcide De Gasperi appoggiò l'inno di Mameli che abbiamo tuttora in Italia. Però lui ebbe quella presunzione a dire io non ve la scrivo perché un napoletano ve la scrive con il cuore. E questa è una cosa che abbiamo sempre constatato. Allora nel 1944, vi racconto una storiella che sicuramente molti di voi sapranno, quasi tutti, avvenne un fatto strano presso l'ospedale Loreto Mare a Napoli. Una donna diede alla luce un bellissimo bambino, ma ahimè, sto bambino era colorato, ma un bellissimo bimbo. Naturalmente l'aveva avuto con un rapporto occasionale con un soldato americano durante l'occupazione. All'epoca il direttore amministrativo di quell'ospedale era il maestro Edoardo Nicolardi, che a sua volta era consuocero con E a Mario. Sicché il maestro Nicolardi andò in questa sala dove è successo un putiferio, perché tutti quanti allarmati, ehi, è nato un creatura nera a Napoli, come mai? E la cosa fu accettata naturalmente, però ci stava tutto questo putiferio al reparto maternità. La sera il maestro Nicolardi va a casa del consuocero e dice, Mario, Giovanni, come l'avete chiamato anche la sera, è successo questo fatto all'ospedale. Perché non scrivimmo una bella canzone? E così fu fatto. Scrissero la canzone e ne è diventato un successo mondiale, che si cantava prima, si canta oggi e si canterà sempre. Si intitola, la sapete bene, Tammurriata Nera, la canzone che oggi la canta in questa sede l'artista attrice Pamela Paris. Prego! Sempre grande che la cresce, sempre grande che la cresce.
conta, ho fatta come chiude. Cicciantone, Peppo Cina, che l'ho fatta nira nira, nira nira, come che. Me, dillo a mamma, me. Dopo i successi internazionali e a Mario, dopo aver vissuto lunghi anni in un basso, per noi napoletano si chiama wash, infatti quando una persona è bassa di statura dice Michele è basso, però il basso è proprio il basso dove ci si abita dentro, almeno anticamente ce n'erano tante, poi ce ne stanno pochi e costano tanti soldi per chi li vuole comprare. Allora, negli ultimi anni è a Mario con la famiglia, si trasferì in casa di affitto, perché lui non ha mai avuto una casa di proprietà, lui non è che guadagnava tanto. Si trasferì al Viale Elena, oggi si chiama Viale Gramsci, è nei pressi della Torretta a Napoli. E le condizioni della moglie purtroppo non erano tra le più buone, quindi si aggravavano giorno per giorno, la povera Adalina cominciava a stare male, lui si preoccupava tanto. E allora si affittarono questa casa e in un piano sottostante andò ad abitare una figlia. E a Mario non è che se la passava tanto bene anche in salute, per cui la figlia preferì portarlo giù in casa sua per non fargli assistere a tutti questi pavimenti in casa, i medici che andavano e tornavano, Adelina che soffriva, quindi lui si disperava, poverino, per non fargli assistere a queste cose lo portarono giù. Dopo un po' di giorni la povera Adelina se ne andò e lui, non vedendo la moglie, chiamò la figlia e dice Nannè, ma Adelina non ci sta più, Adelina è morta. E la figlia naturalmente non poteva nascondere il tutto e annuì. Da quel momento lui non volle più mangiare, non beveva più, non voleva fare più niente. Così si aggravò anche lui e man mano, in modo lieve, ma in modo volontario, si lasciò andare. Il suo ultimo giorno di vita fu proprio il giorno del suo onomastico, San Giovanni, che ricorre il 24 giugno, questo avvenne nel 1961. A Mario naturalmente sono stati resi tantissimi onori nella città di Napoli, ci sono tante scuole intitolate a lui, ci sono strade, circoli, piazze, anche in altre città d'Italia. Ha meritato tutto questo. Anzi, pensate, quando venite a Napoli e fate una passeggiata per via Caracciolo, a un certo punto c'è il Borgo Marinari, dove c'è stata tutta una sfilata di ristoranti rinomatissimi nel mondo. Alzate gli occhi, all'inizio c'è una targa, ci sono le prime strofe della canzone Santa Lucia Lontana, cioè che partono i bastimenti, e poi il nome sotto è Amario. Questa è la storia di Amario, ovviamente non vi ho raccontato tutto perché non ce la faremmo in una sola trasmissione. Allora adesso andiamo avanti con un'altra canzone. Nonostante lui avesse vissuto e abitato in un basso, non omise di scrivere una canzone proprio che parlava di questo basso, però la storia è ben diversa, perché in questo basso abitava una bella ragazza, una di quelle belle famose ragazze napoletane, proprio che esprimevano, che mandavano fuoco dagli occhi, la bellezza, la simpatia, il calore, la veracità della ragazza napoletana. Sicché questo ragazzo che si innamora era un altolocato, il papà e la mamma erano dei nobili. Quindi quando la famiglia di lui venne a sapere che si voleva fidanzare questo ragazzo, dice non esiste, tu sei una persona per bene, tu sei altolocato, tu sei ricco, ti metti con una guagliona in doace. Ma come sappiamo bene, signori miei, al cuore non si comanda. Il ragazzo volle sposare questa donna e così fu scritta la canzone dai maestri Cardarola e Amario che si intitola Ovash. La canta un artista straordinario. Già il nome vi dice una storia. Flavio Fierro. La gente che mi vede sentinella non sa stuasce la mattina sì. Dice ma chi sta per se cervello, ma come se c'è cade sta manè. Ma io voglio bene una figlio che sta in dovasce e non è vasciaio. No,
stuvasce non è vasce, una regge è la meglio regge, e sì signor padre è masterasce, e sì signora mamma è un bagliasecce, ma hanno fatto che la figlia è una vera maraviglia, capo sbaglia è nata là. La mamma dice no, signore mio, a stau secondo piano non sia mai. O padre dice quando è certo di, in chiana terra c'è sta buona assai. E la figlia che la bella zitta, può sta con loro quando se mari. No, sto vasce non è vasce, una regge è meglio regge. E sì signor padre è masterasce, e sì signora mamma è imbagliasecce, ma hanno fatto che la figlia è una vera maraviglia, la sbaglia è nata là. E a ieri sera mi sono appiccicato, i genitori miei che hanno ragione, papà che è pronipote titolare, dice a dove va a fermi questo blasone, ma io penso che per due occhi e brillante scena cavalla pure un ignato. No, sto vasce non è vasce, una reggia è meglio reggia, e sì signor padre è masterasce, e sì signora mamma è un bagliasecce, ma hanno fatto che la figlia è una vera maraviglia, la sbaglia è nata là. E sì signora padre è un masterasce, e sì signora mamma è un bagliasecce, ma hanno fatto che la figlia è una vera maraviglia, la sbaglia è nata là. Eh sì, mi vedete forse un poco triste, anche se sì, sorridendo perché io mi sono tanto divertito, anche perché ha cantato per ultimo un personaggio simpaticissimo che ci ha ricordato un grande della canzone napoletana. Signori miei, la brutta notizia è questa, termina il programma per oggi, però attenzione, io ringrazio tutti gli artisti che si sono esibiti in modo eccellente. Ringrazio per la bella idea Angelo Ciro, rinnovo i saluti e i ringraziamenti per il maestro Nunzio Ricci, per tutti gli addetti ai nostri studi, tutti i tecnici, gli operatori, tutti quanti. Non disperate, amici miei. Noi la prossima settimana ci rivedremo sulla stessa rete. Nando Iannuzzi vi manda un bacio. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Arrivederci e grazie per l'ascolto.